che siamo giunti alla nostra terza tranche di queste nostre conversazioni. E quindi, per non perdere tempo, porgo la parola alla collega Alba Lazzaretto, la nostra conoscente di medio corso, diciamo. La quale tratterà il tema collaborare in guerra e in pace. Luigi Luzzatti e il Parlamento interalleato. Argomento che io seguirò come voi con grande attenzione, in quanto non lo conosco affatto. Vabbè, coraggio signora. Grazie. Ci darebbe da dire il Parlamento interalleato chi era costui, perché in effetti è un argomento che non è ancora stato studiato. È un istituto quindi completamente nuovo che nasce fra il dicembre 1915 e il gennaio del 16, con lo scopo di unificare l'azione dei parlamenti dell'intesa. Naturalmente erano in francese le prime fonti. E ho messo la foto di questo Henri Franklin Bouillon perché dalle cronache dell'epoca, grazie al cielo abbiamo avuto un Gino Ravà che ha seguito le sedute del Parlamento e quindi ci ha tramandato nella nuova antologia dei saggi sulle riunioni. Ecco, l'idea era venuta a questo Henri Franklin Bouillon, presidente del Comitato Nazionale del Partito Radicale in Francia, che era nato comunque in Inghilterra e quindi aveva parecchie relazioni con gli uomini politici inglesi che gli avevano consentito di trovare appunto adesioni a questo nuovo istituto. Quindi la prima istituzione era soltanto inglese e francese, ma durante il corso del 16 si costituisce anche la sezione italiana che sarà presieduta appunto da Luigi Luzzatti. Doveva essere emanazione dei singoli parlamenti nazionali e tutti i partiti dovevano esservi proporzionalmente rappresentati, cosa abbastanza complicata quindi per fare tutte le rappresentanze. Le riunioni in teoria dovevano avvenire ogni 3 mesi, poi dalle fonti che ho trovato non pare che sia avvenuto così, sono state molte di meno, a turno nelle capitali dell'intesa, cioè a Parigi, a Londra, a Roma. Effettivamente avvengono, una sarebbe dovuta avvenire a Pietrogrado nell'autunno del 17, ma pare che in quell'epoca avessero altro da fare in Russia, quindi non si tiene. Si terrà un'ultima riunione a Londra nell'ottobre del 21, di questa non ho trovato documenti ufficiali, sono fonti molto sparse, solo alcuni appunti di Giulio Alessio che annota qualche idea che si era discussa in queste riunioni. I membri dovevano essere 25 per ogni nazione, cioè 8 senatori o della Camera dei Lord, 17 deputati oppure della Camera dei Comuni. E le designazioni dovevano venire dai partiti o dalle commissioni parlamentari. Leggendo i nomi di chi cominciò a far parte di queste prime sessioni, i francesi, gli inglesi e gli italiani, si può dire che c'erano veramente grandi nomi della politica, della cultura, dell'economia europea o di alti gradi dell'esercito. Presidente della sezione inglese era Lord Bryce, ex ambasciatore, sottosegretario al Foreign Office, che all'epoca tra l'altro era quasi ottantenne. Lord Balfour, già citato questa mattina, Lord Sanderson, che era un diplomatico, poi anche lui segretario del Foreign Office, c'era un industriale, Lord Rotherham, commissario per l'esposizione universale a Milano del 1906, Charles Henry, proprietario della Westminster Gazette, uno studioso di geografia, Mackinder, innovatore in questo insegnamento, il generale Stuart Wortley, decano della Camera dei Comuni, il VIP del Labour Party, Frank Goldstone, un internazionalista come Desart, che aveva rappresentato l'Inghilterra all'AIA nel 1907, dove la Francia aveva invece inviato il barone d'Estournel, che farà anche lui parte del Parlamento interalleato. Gli inglesi, molto democratici, avevano anche mandato un ex operaio delle ferrovie, James Wardle, capo del Partito del Lavoro ai Comuni. Pres-
presiedeva invece la sezione francese Georges Clemenceau. E suo braccio destro, più volte nominato in questo convegno, era Pichon, più volte ministro. C'erano vecchi generali come Pédoyat, penso si pronunci così, che aveva combattuto nel 1859 in Italia, un capitano aviatore, Maurice Bernard, che morirà durante la guerra nel 16, e Theodor Steg, che era professore di filosofia, più volte ministro dell'istruzione pubblica in Francia, un socialista interventista come Marcel Cachin, direttore anche dell'Humanité, del Petit Journal, citando solo qualche nome per evitare tutti i 50, diciamo, che facevano parte della commissione inglese e francese. Quella italiana dà molti grattacapi al presidente per essere scelta. E infatti dalle preziose carte di Luzzatti si trovano molti elenchi con cancellature, intromissioni di nomi, cancellature di altri, suggerite anche da Giuseppe Canepa, che era stato un suo braccio destro inizialmente, poi dovrà uscire perché avrà un compito ministeriale. Ecco, uno delle, diciamo, dei balzelli era questo: se uno aveva un compito nei ministeri doveva uscire dal Parlamento interalleato. E comunque, tra le varie liste c'è una lista stampata, purtroppo non datata, in cui troviamo i nomi dei 25 italiani, 8 senatori e 17 deputati, fra i quali, per evitarvi diciamo tutta la lista, comunque sottolineo che c'era il fiorfiore dei docenti universitari che avevamo: Francesco Pullè, docente di sanscrito, Vito Volterra, matematico fisico, Giulio Alessio, Pompeo Molmenti, giurista come Agostino Berenini, che fu rettore poi a Parma, Rattone, che era un patologo, Luigi Rava, scienza dell'amministrazione, ingegneri come Cesare Nava e Salvatore Orlando, che progettò i famosi MAS, motoscafi armati siduranti, Guglielmo Marconi, Arrigo Boito, padovano musicista, e poi alcuni grandi nomi dell'aristocrazia italiana come il principe Colonna, che era sindaco di Roma, Romeo Gallenga Stuart, Pietro Lanza di Scalea, Luigi Medici del Vascello, un banchiere come Luigi della Torre, che sarà poi importante per i rifugiati italiani all'estero durante il fascismo, Maggiorino Ferraris, Arturo Labriola, Edoardo Pantano. Insomma, ce n'era, diciamo, veramente una rappresentanza di alto livello. Poi qualcuno esce, si trova che premio Bianchi, Scialoia, Raineri, nominato stamattina, De Nava, Canepa, escono, entrano Tommaso Tittoni, Meuccio Ruini, Arnaldo Agnelli e Francesco Ruffini, anche questo più volte nominato. Insomma, i più bei nomi dell'intelligenza europea fanno parte di questo Parlamento. Non ho trovato i nomi dei russi, che pare siano intervenuti nel 16 alla prima conferenza. Qui ci sono delle foto piuttosto sbiadite dei giornali dell'epoca. Notare appunto Ruffini, lo dico per i ragazzi, fu uno dei 12 professori che non giurò al fascismo, e molti rappresentanti dell'Istituto Veneto, perché su 25 italiani abbiamo Luzzatti, Molmenti, Alessio, Boito e Marconi, che sono tutti soci, quindi diciamo che in percentuale aveva una grandissima rappresentanza. La presidenza fu sempre tenuta da Luzzatti e la vicepresidenta dal principe Colonna. E c'erano i tesorieri, i segretari, insomma era un'istituzione che aveva una sua organizzazione. Aveva anche una sede ufficiale a Parigi. Vi dico un po' queste cose, diciamo, terra a terra, ma dal momento che non era conosciuta l'istituzione la narro un po'. In Boulevard Saint-Germain, con un segretariato generale che stampava in qualche caso i discorsi che si tenevano in queste riunioni. Ma soprattutto ho trovato interessante un bulletin des informations parlementaires in tre lingue, in cui i deputati del Parlamento interalleato avevano a disposizione tutti gli argomenti che venivano trattati nei vari parlamenti alleati. Quindi inizialmente Inghilterra, Francia, Italia, poi si aggiungono gli Stati Uniti, quindi ad esempio gli italiani sapevano che nel 17 gli inglesi davano il voto alle donne, per dire, cioè c'era una informazione di quello che facevano i vari parlamenti. Gli scopi di questo Parlamento erano tre. Allora, in primo luogo lo studio
cito, del lavoro e dello sforzo fornito da ciascuno degli alleati. In sostanza, controllo. Controllo che veniva anche sul campo, come vedremo. Poi, esame delle misure e dei provvedimenti da attuarsi in tempo immediato, quindi durante la guerra, e poi stabilizzazione e determinazione della politica comune per dopoguerra. Questo è l'aspetto, credo, più interessante, anche perché pubblico. Perché le attività erano di due tipi, segrete e pubbliche. Naturalmente quelle segrete erano quelle relative alla guerra, e di cui forse c'è qualche appunto che ho trovato, ma poche tracce. Invece quelle pubbliche dovevano essere molto reclamizzate, perché, e questo era uno degli scopi principali, avevano lo scopo di far conoscere l'esprit réel de chaque pays, cioè far conoscere ai vari popoli, all'italiano, al francese, all'inglese, rappresentanti dell'altro popolo per diciamo favorire la conoscenza, perché poi dalla conoscenza derivava la cordialità e una migliore, quindi un migliore rapporto fra i vari paesi. Infatti, in ogni cerimonia pubblica, cioè inizialmente sembrava che questo Parlamento avesse soltanto una serie di discorsi molto retorici di fratellanza, eccetera, poi in realtà insomma c'è qualcosa di più, ma in ogni cerimonia c'erano delle manifestazioni di fratellanza. Ad esempio, i francesi vanno a porre sulla tomba di Edoardo VII a Windsor una palma, perché era stato il fondatore dell'alleanza franco-inglese. A loro volta invece gli inglesi vanno a deporre une palme davanti alla statua di Giovanna d'Arco a Parigi, mentre, e qui ho trovato appunto la Tribuna Illustrata, mi sono fatta arrivare da Palermo in antiquariato, il principe Colonna, a capo della delegazione italiana a Parigi nel 17, perché Luzzatti gli era appena morto il fratello e non ci va, depongono una corona d'alloro con alloro raccolto sul Campidoglio, sulla statua di Strasburgo a Parigi, velata di nero, in mezzo a una folla di alsaziani e lorenesi che tributavano gli onori alla statua della loro capitale ancora in mano al nemico. Ecco, questa è la corona poi disegnata dall'ingegner Nava, deposta sulla statua di Strasburgo, Place de la Concorde. Questo è un altro particolare di questo monumento con la corona italiana. Ed ecco, qui invece c'è la partenza dei delegati francesi dalla Gare de Lyon. A volte, con le foto che si trovano sui giornali dell'epoca, si riesce a capire che ci fu una riunione che dai documenti ufficiali non emerge. Naturalmente queste riunioni portavano anche delle critiche a volte. Infatti Luzzatti riceve una lettera anonima, probabilmente di un parlamentare, che dice: basta retorica, di cui abbiamo piene le tasche, cari quei francesi, ma come si può dimenticare Tunisi, il veto a Roma e i 40.000 fucili spediti a Benelic che vi valsero Adua? Il paese è stanco e invoca la ghigliottina rediviva, alla quale siete tutti candidati voi che cooperate a trascinare l'Italia nel baratro. Firmato uno che non votò la guerra. Quindi c'erano queste manifestazioni, diciamo, anche retoriche. Però se andiamo a vedere le carte, grazie al cielo appunto i carteggi Luzzatti, vediamo che ad esempio i parlamentari francesi volevano venire in Italia a controllare quello che facevano le nostre industrie e i nostri soldati al fronte. Gli italiani, naturalmente, ospitare 25 persone di quel tipo, riceverli loro stessi e quindi avere gli alberghi, ad esempio a Udine, nella zona delle retrovie del Fonte, cercano di rinviare il viaggio. La cosa fa sì che il nostro ambasciatore a Parigi, Giuseppe Salvago Raggi, scrive al presidente Boselli, dice di aver trovato i parlamentari francesi disorientati per il rinvio di viaggio in Italia, che ha fatto una pessima impressione, cioè sembrava che noi non volessimo farci controllare. E dice che l'unico modo per dissipare questa pessima impressione era fissare subito la data del viaggio dei francesi in Italia, sperando così riannodare buone relazioni. E in effetti gli italiani si danno una mossa, c'è Luzzatti che riceve telegrammi a tutto spiano per dire io arrivo dopo, eccetera, perché insomma era complicato ricevere questa delegazione di uomini che non erano più giovanissimi e che arrivano a Modane il 17 febbraio, sono già subito il giorno dopo a Torino, visitano con tour de force vero e proprio
le industrie, le visite ufficiali a Torino, a Milano, a Venezia con grandi ricevimenti, è il discorso bellissimo di Luzzatti, ci sono i nostri senatori Ferraris, Marconi, Pullè, Volterra, Di Scalea, Gallenga, Salvatore Orlando che li ricevono, fanno due giornate a visitare le zone del fronte, vengono ricevuti dal Duca d'Aosta e dal Re, e i giornali francesi seguono la nostra la missione e dicono ad esempio che il Re offre un pranzo di una frivolité exemplaire, ma soprattutto potevano vedere il terreno su cui noi combattevamo e quindi scrivono sui giornali che potevano vedere minutamente il terreno della nostra azione e videro sangue, molto buon sangue italiano, tanto che più rossa apparve loro quella terra del Carso. Visitano moltissime località, San Martino del Carso, la Valle del But, la Valle del Tagliamento, cioè pensiamo a questi signori di una certa età che si sottopongono, cioè Luzzatti che ha tutto il diario della visita, orari massacranti di visite, e visitano i magazzini militari, si dichiarano soddisfatti, che sono tenuti bene, ma soprattutto questo vecchio generale Pedoia, che se ne intendeva, dice, si rende conto che gli italiani combattevano in zone talmente impervie da poter essere considerate quali nidi d'aquile o di avvoltoi, che non come terreno adatto per piazzole d'artiglieria o per opere di fortificazione campale. E quindi ne elogia il coraggio, la disciplina, insomma, degli italiani. C'è anche un momento di commozione, perché a un certo punto si alza il vecchio senatore Di Pampero e lui e Pedoia si abbracciano perché avevano combattuto insieme nel 1859 nella seconda guerra d'indipendenza e c'è questo abbraccio di tutti e due vegliardi che si ritrovano durante questo viaggio. E la scena impressionò gli astanti, i due illustri vegliardi apparvero il vivente simbolo dell'unità latina. Ecco, questa unità latina viene continuamente, diciamo, citata. Poi vanno a Firenze, visitano le officine Galileo, a Roma con una marea di cerimonie pubbliche, la regina madre, i ministri, Montecitorio, eccetera, vanno a Napoli, vanno a vedere poi Terni, Scansano con carneificio militare, l'aerodromo di Tagliedo a Milano, infine una serata trionfale alla Scala e dopodiché ritornano in Francia e scrive Gino Ravà: dopo 15 giornate di latinità feconda, sorrise di sole, d'ardore e di speranza, la delegazione francese rientrava a Modane. Ecco. Comunque, questo Gino Ravà, provvidenzialmente, probabilmente il padre del nostro Adolfo Ravà, da quello che ho trovato, che era il nostro docente di scienze politiche, diciamo, a Padova, lo scopo era proprio quello di creare quell'alleanza morale che è al di sopra dell'alleanza bellica ed economica. Cioè il fatto di conoscersi faceva sì che sia nei parlamentari che nella popolazione che era invitata alle manifestazioni pubbliche si togliessero, diciamo, i vecchi pregiudizi. Ma troviamo anche dei fascicoli con la scritta Confidentiel, conservato uno a Parigi alla biblioteca di Nanterre e un altro nel fondo Luzzatti in italiano, in cui si scrivono anche le questioni che vengono votate, non si sa se sono quelle segrete, confidenziale, comunque sono stampate, a Parigi sono stampate probabilmente da parte del segretariato e Luzzatti le ha dattiloscritte in italiano, in cui dicono che in queste riunioni si parla di difesa marittima e quindi dei sottomarini, gli sbarramenti che dovevano essere fatti nel canale di Otranto, nello stretto di Sicilia, Gibilterra. Si parla di rafforzare il controspionaggio, cioè si parla di questioni di guerra, ma soprattutto si dà ampio spazio alle relazioni intellettuali fra Italia e Francia. E su proposta del senatore Volterra di Théodore Steg, che era ministro appunto dell'istruzione in Francia, è stato più volte della Gauche Démocratique, si propongono, siamo nel 17, scambi di studenti e professori tra le università dei due paesi, istituzioni di borse di studio, che i diplomi valessero sia delle scuole superiori che delle università in entrambi i paesi, che si mandassero professori di liceo in Italia o in Francia a insegnare il francese o l'italiano obbligatoriamente, che addirittura i municipi cercassero di mandare intere classi delle scuole primarie nei rispettivi paesi. C'è anche una mozione Moutet che parla dell'apertura dei mercati
e una mozione Luzzatti e Henri Simon che parla del cambio delle monete, di cui si è già accennato ieri, proponendo di diminuire il tasso di cambio e con l'auspicio che si creasse un ufficio permanente per sorvegliare l'esecuzione delle misure prese. Quindi, insomma, queste proposte poi dovevano essere portate ai rispettivi parlamenti, cioè i rappresentanti del Parlamento interalleato dovevano fare in modo che le mozioni votate nelle sezioni fossero poi portate avanti dai rispettivi parlamenti. Una cosa veramente nuova è lo spazio dato alle questioni operaie. C'erano fior di socialisti in questo Parlamento interalleato e il deputato francese Marcel Cachin, socialista interventista, e il nostro Edoardo Pantano, che era stato un garibaldino con Garibaldi sull'Aspromonte, propongono che venga istituito un Consiglio Superiore dell'Emigrazione presso il Ministero del Lavoro in Francia, che dia notizie agli italiani di quali sono veramente i bisogni della manodopera. E poi che per gli italiani che lavoravano in Francia ci fossero gli stessi salari e le stesse condizioni di lavoro di quelli francesi, il che per i nostri italiani era certamente molto importante. Per esempio non potevano essere espulsi per fatti di ordine corporativo, cioè per rivendicazioni sindacali, e dovevano avere anche assistenza giudiziaria. E poi le stesse ore di lavoro, tutela delle donne, del lavoro minorile, eccetera. Insomma, la funzione di questo Parlamento interalleato era quella appunto di avere gruppi parlamentari che portassero avanti queste istanze che sono effettivamente molto innovative, cioè si parla di un Erasmus ante litteram 2017, insomma, ecco. O addirittura gli stessi diritti per gli operai, ecco. Insomma, lo scopo è questo, cioè lavorare per una maggiore unione dei paesi nella futura pace. Ed era questo, diceva Cachet, uno dei migliori risultati della nostra odierna conferenza. Poi naturalmente, trascuro naturalmente tutti i particolari dei discorsi, ma analizzando i discorsi, insomma, analizzando quello che fanno, anche nella sezione di Londra erano andati a vedere sul posto la flotta inglese, cioè c'è un controllo reciproco per far capire che insomma, l'alleato lavorava e combatteva bene. Poi ci sono anche molti discorsi, ma analizzando questi discorsi, ad esempio quelli di Parigi e Londra, le prime due sessioni, in particolare il discorso di Laura Haskett, in risposta al cancelliere tedesco von Bethmann-Hollweg, si nota che si rinfocolano soprattutto i motivi della guerra. Insomma, la guerra contro il barbaro tedesco, contro il tedesco che atteggiandosi a partigiano misconosciuto della pace, già nel dicembre del 15 aveva annunciato che aveva fatto negoziati per la pace, ma i suoi nemici si erano rifiutati di trattare. E Lord Haskett e il re Giorgio V, eccetera, fanno discorsi estremamente bellicosi. Quindi, più che propositi di pace, trascuro tutto il discorso, ma che comunque insomma, pone l'accento sulla brutalità, sulla barbarie tedesca che aveva invaso il Belgio neutrale, insomma, che poi non si era limitato a invaderlo, ma aveva preso gli operai, li aveva piombati nei vagoni, li aveva mandati in Germania a lavorare, insomma, facendo diciamo, quello che poi avrebbero fatto in misura maggiore nella Seconda Guerra Mondiale. E, facendo diciamo, un confronto fra i discorsi che si tengono a Parigi e a Londra nelle prime due sessioni e quelli in Italia, influenzati dalla presenza di Luzzatti, di tutte le eminenti personalità di cui si è detto, si vede che c'è un tono diverso. Cioè la presenza degli italiani, di Luzzatti, di cui adesso riporto le parole del discorso a Montecitorio, dà un tono alto a questo Parlamento. Luzzatti il 24 febbraio del 17 a Montecitorio dice: il nostro Mazzini, il profeta delle nazioni oppresse, come il vostro Vittor Hugo che ne fu il poeta, rendendo possibile una secolare utopia, intravedeva il giorno radioso nel quale tutti i popoli liberi avrebbero salutato in un areopago parlamentare eletto dalle Camere essenzialmente nazionali l'aurora di un nuovo regime politico, annunciatore di una elevazione morale e sociale all'umanità pacificata. Quindi era la proiezione di qualche cosa che doveva esserci dopo la guerra e che portava alla pace e al concorso tra le varie nazioni. E infatti lui diceva, naturalmente questa cosa nasce piccola come tutte,
ma io spero che nella politica, nei trattati di commercio e di lavoro, negli accordi finanziari, in tutti i legami spirituali della scienza e dell'arte, noi dobbiamo sempre compiere una ininterrotta evoluzione, ciò che noi abbiamo bene cominciato. Dobbiamo scrivere il libro di cui abbiamo preparato la prefazione. E naturalmente accennava anche a divergenze fra italiani e francesi che possiamo intuire, ma richiamava appunto all'unità nel nome di quella democrazia che la rivoluzione francese aveva fatto splendere nel mondo, rendendo universali le libertà civili e politiche che gli inglesi e gli americani svolsero nella cerchia dei loro stati. Nel 17, nel maggio, Luzzatti non può andare a Parigi come aveva sperato, perché dice, di muore il fratello, dice di medium anime me, cioè la metà della mia anima che se ne va con lui, ma manda una bellissima lettera a Pichon, che avrebbe dovuto leggerla nella sezione del Parlamento. Dice: sin dalla giovinezza ho sempre sognato e predicato l'alleanza morale e politica delle tre grandi democrazie europee, dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia. E oggi, che verso la fine della mia vita terrestre avrei potuto salutare a Parigi l'avveramento del mio sogno, la morte di mio fratello, che si è portato con lui di medium anime mei, e lo stato della mia salute, mi impediscono a lasciare l'Italia. Ma dite voi, cari colleghi francesi e inglesi, tutte le speranze che i popoli liberi ripongono nella nostra istituzione. Essa è l'esordio del futuro Parlamento, dell'umanità liberata dalle multiformi tirannie terrene e divine. Era il sogno di Mazzini che Luzzatti pensava si sarebbe compiaciuto dal cielo, from the heaven, di questa iniziativa. Era un sogno condiviso anche da Giulio Alessio, che tracciò in morte il ricordo di Luzzatti, appunto definendolo un grande idealista. Ma Giulio Alessio, che era un accorto politico, dovette accorgersi che i francesi e gli inglesi, come già accennavo ieri, non avevano molta propensione a fare qualche cosa di condiviso. E prende degli appunti in inglese e in francese, intervistando per esempio il conservatore inglese Evelyn Cecil, che nel 19 avrebbe fatto parte della commissione per redigere lo statuto della Società delle Nazioni, e gli chiede cosa pensava della Società delle Nazioni di cui si parla nell'ultima riunione del Parlamento Interalleato il 21 ottobre a Londra. E Cecil risponde: Parlamento Società delle Nazioni, bel ideal. Ma si domanda, se qualcuno avesse trasgredito alle regole, che è l'espèce de tribunal? Chi voterà? Comment en forcé le décret? Come si può punire? E poi dice anche: limitation d'armement, jusqu'à où? Avec une patrie internationale, insomma, propone tutti i problemi e anche quelli delle colonie. E infatti Alessio appunta: guerre de civilisation pour maintenir ordre au sauvage, colonie, implicant peut-être des désagréments entre membres de la société des nations. I rimedi, secondo Cecil, potevano essere l'estensione dell'arbitrato, ma soprattutto, prende gli appunti in francese Alessio, un vrai désir de s'entendre. Bonne volonté, bonne entente, pas d'égoïsme, pas de soupçon et de doute. Where there's a will, there's a way. A way. Chi trova, chi vuole, trova il modo. Insomma, ecco. E quindi il Parlamento, la Società delle Nazioni come un atto di volontà. Atto di volontà che il senatore Ruffini, ad esempio, ritiene inutile, perché dice è alquanto scettico su un simile organismo, perché dice il principio di nazionalità era ormai così forte in Europa da non potersi sostituire un concetto internazionale, e ovviamente aveva capito la situazione. Alessio all'opposto vedeva nella vivacità delle comunicazioni, dei trasporti, delle possibilità a fare in modo che ci fosse un mondo più incivilito, in cui tutte le nazioni, francesi, gli italiani, i tedeschi, gli inglesi, potessero sostituire ad aggruppamenti politici minori aggruppamenti sempre più vasti ed estesi. Ma qui è il punto. E Alessio lo sottolinea perché appunto viene a conoscenza casualmente, mentre da Edimburgo tornano verso Londra in treno di notte, delle intenzioni di francesi ed inglesi, e scrive in appunti che non sono datati, ma sono certamente successivi al 21 ottobre del 18, non si sa se li aveva scritti al momento o erano, sono foglietti sparsi d'archivio. Scrive: era notte inoltrata,
e tutti i membri della sezione italiana dormivano, tranne il sottoscritto e il segretario, professor Formichi, che era un anglista della Normale di Pisa, probabilmente al seguito della delegazione italiana, quando a un certo momento si avvicinò a Lord Trone, il quale era sempre stato gentile verso gli italiani, e ci raccontò, in via di conversazione, che a proposito della Società delle Nazioni, francesi e inglesi si erano concordati di un'unica formula. Con bel garbo il sottoscritto fece comprendere che c'era anche la sezione italiana con cui intendersi. Lord Trone comprese il senso delle parole e di lì a poco ritornò con la formula concordata. Era in inglese perché su questo argomento gli inglesi non vollero, per così dire, legiferare se non nella loro lingua. La formula proponeva che si facessero accettare le nazioni tra le nazioni alleate, escludendo qualsiasi azione o contributo degli avversari. Alessio comprende subito che una simile formula, non solo la contraria ai principi wilsoniani, ma avrebbe creato ancora più odio, predisponendo ad una nuova guerra. Propose quindi una formula diversa e scrive: il venerdì 25 ottobre, all'ultimo minuto dell'ultima ora, venne il presidente Lord Bryce, il quale propose due formule che lui annota in calce a mano, in inglese un po' approssimativo, che devono interpretarsi congiuntamente. Io feci qualche eccezione, ma mi adattai al loro pensiero perché in fondo implicavano un rinvio a successive discussioni e deliberazioni. In sintesi, una delle due formule diceva che gli alleati avrebbero dovuto combattere fino alla fine della guerra, insomma, fino a che il pericolo non fosse stato scongiurato. Ma nella seconda si asseriva che si sarebbe dovuto costituire la Società delle Nazioni Guarded for the Joint Action of Free Nations. Alessio, commentando queste formule, capisce che la frase Guarded for the Joint Actions of Free Nations non era chiara. Era inclusa la Germania o era esclusa nelle nazioni libere? Ecco. Questo naturalmente non mi manca l'ultimo foglio, comunque non fu poi ovviamente recepito nella Società delle Nazioni, che nacque, come sappiamo, con quei difetti che ebbe. Comunque rimane il fatto che il Parlamento interalleato è stato una palestra in cui, appunto, e avevo nell'ultimo foglio le parole esatte di Luzzatti, fin dal 16 lui diceva che bisognava riporre l'amicizia nell'alleanza e l'alleanza nell'amicizia per creare un futuro Parlamento delle Nazioni Europee. Era il sogno di Mazzini, che ovviamente si è avverato ben più tardi, ma questi uomini di grande levatura ci hanno provato e queste sono le loro testimonianze. Io ringrazio l'Alba Lazzaretto perché ci ha portato una documentazione che personalmente ignoravo tutti. Anch'io. Insomma, io per me. E mi pare però che questi tentativi di reciproca conoscenza e integrazione, insomma, fossero senz'altro positivi. Certo, bisognava che ci fossero tanti più Luzzatti con il loro spirito che credessero veramente, non nell'essere italiano, nell'essere francese, nell'essere inglese, nell'essere tedesco, ma che credessero nelle ragioni della comunità e dell'umanità. Questo è il significato. Comunque ti ringrazio molto. La parola è adesso, con una relazione, penso, abbastanza tecnica, ad Andrea Caffarelli, che è docente, come voi ben saprete, all'Università di Udine di discipline storico-economiche e che è allievo di uno dei nostri colleghi, che ha frequentato molto l'istituto, che è anche alle origini dell'iniziativa di queste giornate luzzattiane, va bene, e che purtroppo non può per ragioni di salute essere presente. Peraltro la seconda parte della relazione che il suo allievo Caffarelli leggerà è opera di mano, appunto di mente, meglio,
di pecorari. Hai bisogno della luce? No, non serve, grazie. Va bene, allora io la prego. Grazie Presidente. Coraggio. Resto la voce anche al mio maestro, il professor Pecorari, che mi ha pregato di salutare tutti gli amici presenti. È una relazione a doppia firma, la prima parte è del professor Pecorari, la seconda parte porta la mia firma. Nel 1922 Keynes e Luzzatti ebbero un breve ma significativo rapporto epistolare. L'iniziativa fu di Keynes, che scrisse a Luzzatti chiedendogli un articolo sul consolidamento dei buoni del tesoro e di altri titoli a breve. Luzzatti non solo accettò l'invito, ma spedì a Keynes una copia del suo volume La Paix Monétaire alla Conférence des Gênes, il cui primo capitolo riproduceva il testo di una nota da lui presentata all'Institut de France il 18 gennaio 1908, nota nella quale sollecitava a rendere obbligatorio e permanente l'aiuto reciproco tra banche centrali. Auspicava inoltre la convocazione di una conferenza monetaria internazionale che affrontasse il duplice problema di dar corso a prestiti reciproci fra banche centrali e di costituire portafogli in valuta secondo una pratica già adottata dalla Banca Nazionale del Belgio a partire dalla metà degli anni 50 e specialmente dal 1877, ossia da quando Eudore Pirmet, entrato nella direzione dell'istituto, si era adoperato affinché il portafoglio estero fosse ammesso a far parte della copertura della circolazione. Tra i critici delle proposte luzzattiane spiccavano Wilhelm Lexis, professore all'Università di Göttingen, Arthur Rafalovich, egli pure membro dell'Institut, e Georges Cochery, due volte ministro francese delle finanze. Ernst Luzzatti aveva risposto precisando che la sua iniziativa mirava unicamente ad accertare se mettere in comune le esperienze dei vari paesi non valesse a migliorare i loro strumenti di circolazione. In particolare, rivolgendosi all'Lexis, conveniva con lui sul fatto che le banche di emissione non concedevano prestiti in oro mosse da sentimenti fraterni. Ciò non di meno, una visione chiara ed elevata dell'interesse economico aveva più volte spinto la Banca di Francia ad aiutare con prestiti quella d'Inghilterra e la Banca Austro-Ungarica a fare altrettanto con quella dell'Impero tedesco. In fondo si trattava di prestiti non solo sicuramente collocati, ma anche utili per il loro rendimento e più utili ancora per gli effetti mitiganti che avrebbero esercitato sui mercati vicini e fra loro collegati. Era ben vero che in tali affari i sentimenti di fratellanza non potevano sostituire quelli dell'interesse, e tuttavia nelle istituzioni economiche che consideravano il mondo come una grande unità, se non era l'animus della fratellanza a permeare gli affari comuni, era pur sempre il sentimento dell'utilità degli affari comuni a far sorgere a posteriori la persuasione dell'esistenza di una fratellanza umana. L'articolo chiesto da Keynes uscì il 27 luglio 1922. In esso Luzzatti sosteneva che l'abuso del debito fluttuante era uno dei più gravi e pericolosi errori che si potessero commettere. Le difficoltà di rinnovo dei buoni a breve, allorquando la loro quantità fosse divenuta esorbitante, potevano significare il fallimento del bilancio oppure un'inflazione di carta monetata tale da minacciare un'imminente e inesorabile bancarotta. Italia e Francia, avendo esaurito tutte le possibilità di prestiti in fondi e raggiunto i limiti delle imposizioni possibili, erano costrette a ricorrere all'estensione del debito fluttuante, ma solo per evitare un'inflazione disastrosa. In particolare per l'Italia, i debiti di guerra, insieme alle spese straordinarie del dopoguerra, avevano portato il debito complessivo a circa 112 miliardi di lire, laddove quello dell'anteguerra non raggiungeva che i 13 miliardi e mezzo. Era ben vero che Gran Bretagna e Stati Uniti avevano concordato all'Italia crediti per 21 miliardi di lire al fine di assicurarsene la cooperazione alla guerra europea,
ma avevano ora il peso di cui aver, ma valutavano ora il peso di cui l'avevano gravata obbligandola al pagamento di tale somma. Eppure il debito italiano era un non nulla accanto alle spese complessive del conflitto. Certo, il bilancio continuava a gravare, sul bilancio continuava a gravare un pesantissimo deficit, mentre persisteva l'impossibilità di ammortizzare il flottante. Era peraltro un fatto essere comunque riusciti a collocare un prestito a scadenza da 7 a 9 anni. Concludeva Luzzatti dichiarandosi fiducioso nel futuro del Paese. Fin qui l'articolo, ma per poterne comprendere correttamente il significato storico-economico bisogna aggiungere che alle considerazioni in esso svolte facevano da supporto teorico due correlati problemi: l'impiego della spesa pubblica e la ricostruzione del sistema monetario internazionale. In merito al primo problema, Luzzatti espungeva ogni programmatico e a fortiori teoretico ricorso al canone del deficit temporaneo per allargare la spesa pubblica, sia a scopi produttivistici, sia anticiclici, sia di contenimento delle conseguenze deflazionistiche di una crisi economica, sia infine di accrescimento di una domanda di mercato altrimenti debole e insufficiente. In merito al secondo problema, è necessario ricordare che la discreta efficienza operativa del gold standard tra fine 800 e Grande Guerra non era dipesa dalle virtù naturali di aggiustamenti automatici, ma era al contrario stata eminentemente opera dell'uomo. Tesi quest'ultima sottoscritta nel 1920 da Luzzatti e sulla quale oggi concorda anche Barry Eichengreen. Ma come funzionava il meccanismo di parità fra oro e valuta nazionale? Funzionava grazie alla convertibilità di quest'ultima in oro a un tasso che, per quanto riguardava la sterlina, moneta chiave dell'epoca, era rimasto invariato per lungo tempo, a ciò contribuendo al regolare afflusso di oro minerario sul mercato, si pensi alle stime di Homer e Silla. Ebbene, quando si verificava una variazione di prezzi internazionali in grado di modificare l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il meccanismo dava luogo a deflussi e afflussi di metallo giallo, talché il paese in surplus riceveva oro, mentre quello in deficit lo cedeva. Di qui, se da una parte i prezzi interni aumentavano, dall'altra diminuivano, e ciò fino al ripristino dell'equilibrio. Luzzatti, che conosceva assai bene tale meccanismo, enfatizzava il ruolo della cooperazione tra le banche centrali, da lui considerate il principale strumento di buon funzionamento dei pagamenti internazionali prima del 1914. A suo dire, di tale ruolo erano consapevoli i principali partner istituzionali del sistema euro d'anteguerra, i quali manifestavano interesse per la stabilità e quindi per l'instaurarsi di una logica collaborativa, seppur in assenza di accordi formali. In vero, come sostiene il Kinderberger, quando si profilava una crisi, diveniva essenziale per la corretta gestione del sistema l'intervento del suo principale protagonista, la Gran Bretagna, e del suo agente, la Banca d'Inghilterra. Ma era poi davvero sempre così? La risposta va articolata, perché se nel ventennio 1870-90 Londra rappresentava il principale mercato finanziario internazionale e il suo predominio era assoluto, nel ventennio successivo non andavano sottovalutate da un lato le piazze di Parigi e di Berlino, la cui crescita poneva sub iudice la dottrina della cosiddetta stabilità egemonica, dall'altro lato l'espandersi rapido e tumultuoso dell'economia americana, accompagnato dal rigoglioso sviluppo della borsa di New York, fonte spesso di poderose instabilità e di profonde oscillazioni trasmesse al resto del mondo. Si vuol dire che verso la fine dell'Ottocento il sistema finanziario e monetario era divenuto multipolare e il suo funzionamento senza gravi scosse fino alla vigilia della Grande Guerra non poteva essere attribuito solo agli interventi stabilizzanti di una potenza dominante. Di più, stante la connessione tra politica interna ed economia internazionale, essendo divenuto indispensabile a guerra finita un nuovo ordine monetario, bisognava renderlo possibile puntando a una gestione collaborativa delle banche centrali,
che legasse stabilità a credibilità, intendendo con il termine stabilità la fiducia che l'opinione pubblica nutre negli impegni assunti dal governo su una linea politica. Nel contempo Luzzatti esprimeva il convincimento che alla ricostruzione potesse giovare un organismo associativo permanente costituito dalle banche centrali, cui spettasse di orientare la politica monetaria. Il tutto da integrare con un'apposita convenzione sulle monete e con riunioni periodiche dei rappresentanti delle tesorerie di Stato. La cooperazione tra banche centrali, non necessariamente confinata agli Stati europei, avrebbe dato modo di coordinare le comuni direttive, senza peraltro vincolare la libertà di ciascun istituto. Misure queste finalizzate al raggiungimento della pace monetaria, anche considerando che avrebbero dovuto coinvolgere gli oligopolisti del potere finanziario mondiale, arrestare la corsa all'oro, impedire l'uso scorretto delle riserve in valuta e soprattutto bloccare la guerra tra monete. Di tale guerra uno specimen inequivocabile era stata la crisi del 1907, che si sarebbe potuta ripetere anche in forme più gravi ove non si fosse istituito un organismo sovranazionale finalizzato al riciclaggio automatico delle riserve tra piazze finanziarie come effetto degli spostamenti di capitali a breve indotti dalla corsa dei tassi di interesse, quando non addirittura da motivazioni di politica estera. Dove sono da evidenziare tre elementi: uno relativo alla natura e alla fenomenologia delle crisi, il successivo all'impiego dei tassi di interesse, l'ultimo alla più o meno relativa libertà di movimento della banca centrale sul mercato. Il primo per notare che la trasmissione delle crisi non veniva fatta dipendere da uno shock esogeno al sistema macroeconomico e neppure da qualunque evento imprevisto in grado di inasprire gli investimenti finanziati da moneta bancaria, ma semmai dal meccanismo dei pagamenti internazionali in un regime di cambi fissi sul tipo del gold standard classico. Il secondo per osservare che le oscillazioni dei tassi di interesse sembravano insufficienti a spiegare le variazioni del potere d'acquisto della moneta. Il terzo, per ricordare che nella situazione di emergenza del 1907 l'Italia aveva modificato la legge bancaria del 93 con ritocchi miranti a rafforzare la posizione del principale istituto entro il sistema finanziario. Solo in parte frutto della congiuntura, molte delle accennate idee proposte venivano da lontano, risalendo nella loro iniziale elaborazione agli anni 70-80 del XIX secolo, quando da fautore del bimetallismo universale Luzzatti partecipava al dibattito sul metro monetario internazionale con contributi per lo più originati dalle vicende dell'Unione Latina, di cui ha fatto cenno ieri il professor Marciotta. In tali contributi egli prendeva posizione contro la teoria quantitativa ortodossa, secondo la quale le variazioni dei prezzi non avrebbero avuto conseguenze sullo sviluppo economico e sulla distribuzione, mentre invece l'aumento della produzione sarebbe stato quantomeno accompagnato da un aumento dei mezzi di pagamento. E se la quantità di moneta metallica fosse cresciuta, la produzione, prima di dar luogo a un conseguente aumento dei prezzi, sarebbe dovuta risultare fortemente stimolata. In pari tempo occorreva guardarsi dalla carenza di oro che si sarebbe potuta verificare in caso di adozione generalizzata del metro aureo. Insisteva altresì Luzzatti sul raggiungimento della stabilità nel valore della moneta nazionale e riteneva compito della banca centrale adoperarsi per mantenere il mercato interno in equilibrio con quelli internazionali, il che gli sembrava attuabile solo se ogni variazione nel valore dell'oro avesse trovato corrispondenza in un'uguale sincrona variazione del valore del biglietto di banca. Quanto allo sconto, raccomandava di non trascurare che era in relazione non solo con le variazioni della moneta, ma anche con il mercato dei capitali e più esattamente con l'interesse dei capitali prestati in natura e non espresso in forma monetaria. Per questa via Luzzatti abbozzava un vero e proprio piano di gold exchange standard,
In particolare, rifacendosi al modus operandi della Banca del Belgio nel proteggere le proprie riserve auree, suggeriva che la nazionale nel Regno d'Italia fosse autorizzata a tenere parte delle coperture in conti fruttiferi con banche estere e in cambiali estere. Analogo suggerimento avrebbe esteso più tardi alla Banca d'Italia. Sul piano operativo, pensando a come contenere gli spostamenti dell'oro e le tensioni dei mercati monetari, addolcendo pure il corso del cambio, Luzzatti guardava da una parte all'unione postale, sorta con il Trattato di Berna del 1874 e ormai divenuta una grande ed efficiente stanza di compensazione. Dall'altra parte alle piccole banche di emissione, che in diverse circostanze avevano insegnato quanto avrebbero dovuto fare le grandi. Non ci si riferisce solo alla già citata Banca del Belgio, ma anche per esempio alla Banca di Romania, come pure a quelle di Norvegia e Svezia, la cui collaborazione nel 1905 era stata determinante per impedire pericolose oscillazioni nei cambi all'atto della separazione politica tra i due paesi. Nell'aprile 1912, quando a Bruxelles si riunirono le piccole banche di emissione con l'obiettivo di elaborare proposte intese a rafforzare la circolazione in contingenze eccezionali, Luzzatti chiese e ottenne che l'Unione Economica Internazionale si facesse parte attiva per creare un servizio di assegni a vantaggio dei titolari dei conti correnti negli istituti di emissione, un sistema per l'incasso reciproco degli effetti posseduti all'estero e per l'emissione su domanda del pubblico di share da banca a banca, un accordo di clearing internazionale per liquidare col mezzo delle compensazioni il dare e l'avere di ogni banca aderente. Quella sede caldeggiò pure il ricorso alle conferenze monetarie che avrebbero prodotto il risultato di stimolare gli istituti di emissione e le tesorerie alla ricerca di miglioramenti da introdurre nell'ordinamento del credito e nei metodi di pagamento. Lo scoppio della Grande Guerra, nonostante avesse portato in tutta Europa le banche centrali a sospendere i pagamenti in oro, ponendo fine al gold standard, aveva reso, almeno per le grandi potenze, la cooperazione finanziaria inevitabile, facendo del tasso di cambio una sorta di termometro infallibile per misurare il grado di ferro economico e politico. Si aggiunga che, durante il conflitto, i meccanismi classici di controllo dei prezzi e dell'offerta di moneta, la IUM per intenderci, perturbati da tanti inciampi, non funzionavano o a male e a stento operavano, e uno dei maggiori guai era proprio quello dell'instabilità dei cambi, persino peggiore della loro altezza. Di qui per Luzzatti la necessità che le banche di emissione si unissero di fronte agli agiotatori del cambio, ricorrendo a forme di cooperazione e compensazione, come si era fatto del resto nel traffico delle derrate alimentari per evitare di lasciare mano libera agli speculatori. Nell'agosto 1915, in occasione del convegno italo-francese di Villa d'Este, ricordato ieri dal professor Riccardi, Luzzatti avanzò la proposta, primo passo verso la nascita di un fronte finanziario unico, di costituire a Parigi un comitato internazionale nel quale trovassero rappresentanza le tesorerie dei governi e le banche centrali dei paesi alleati, amici o neutrali non malevoli, al fine di disciplinare i cambi, arginare la speculazione e gettare le basi su stanze di compensazione nazionali di una grande stanza di compensazione mondiale. Tale proposta venne ripresa nella più nota conferenza parlamentare internazionale del commercio tenutasi a Parigi nel 1916, durante la quale, tenuto conto del contesto, Luzzatti non tornò sulle formule analitiche presentate nel 1912 a Bruxelles, ma suggerì l'approvazione di un ordine del giorno che invitasse i governi della quadruplice a mettersi immediatamente d'accordo per nominare un comitato permanente, sempre con sede a Parigi, composto dai rappresentanti tecnici delle tesorerie degli Stati e delle banche di emissione, che si facesse carico di studiare e di suggerire tutti i provvedimenti capaci di attenuare gli spostamenti dell'oro e di costituire una camera di compensazione col fine di moderare la tensione del cambio fra paesi alleati.
Egli sapeva che tale proposta non avrebbe trovato ampi consensi né in Inghilterra né in Francia, ma era avvertito anche del fatto che sarebbe stato impossibile sfuggire al problema concreto dei cambi. È per questa ragione che non assunse mai un atteggiamento preclusivo, invitando ad affrontare il tema senza pregiudizi. Essenziale era che si raggiungeva e che si raggiungesse quello che definiva il gran fine, ossia il funzionamento di un comitato interalleato di guerra a difesa dei cambi. Sebbene durante il conflitto, soprattutto tra le grandi potenze, i cambi fossero temperati da accordi male abbozzati ma non inutili, fu grave l'errore di non aver mutato quelle intese in un'istituzione durevole, giungendo al punto, sono parole di Luzzatti, di mettere quasi a repentaglio la saldezza dell'alleanza politica. Non solo, ma come osservava nel luglio 1918 Alfred Neumark, se l'ufficio internazionale dei cambi avesse funzionato sin dal principio della guerra, come auspicato da Luzzatti, se ne sarebbe frenata la corsa pazza e si sarebbero risparmiate in parte non lieve le iatture degli alti prezzi delle cose. Terminate le ostilità e sciolti i vincoli effimeri tra le banche di emissione, ben diverse dalle stabili unioni che si proponevano, la sprezza dei cambi divenne un problema non soltanto in Italia, ma anche in Francia e in Inghilterra, dove cessarono le operazioni a sostegno del franco e della sterlina. A loro volta gli Stati Uniti videro rincarati i prezzi e rese difficili le esportazioni per il massiccio flusso di oro, tanto che da più parti si iniziò ad avvertire la necessità di convocare una conferenza internazionale per il risanamento del cambio monetario in Europa. Troppo tardi, secondo Luzzatti, la situazione di instabilità in cui avvenivano gli scambi internazionali era generata dalla scomparsa di un sistema solido che aveva per fulcro il libero commercio dell'oro e che attribuiva alla sterlina e alla Banca d'Inghilterra un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi di cambio e nelle politiche sui tassi di sconto. Ma come ritornare alla stabilità dei cambi? La risposta a questo interrogativo poteva essere data solo dopo averne sciolti altri. Era da preferirsi la stabilità dei prezzi o quella dei cambi? La base aurea era la migliore possibile nella vigente congiuntura? Quali sarebbero state le conseguenze della deflazione? Poiché il ritorno all'oro richiedeva la stabilità del potere d'acquisto della moneta, diveniva fondamentale il ruolo delle banche centrali, le quali avrebbero dovuto evitare che la circolazione cedesse ai fabbisogni del commercio. Fu inoltre ben presto evidente che l'immediata ripresa della convertibilità in oro dei biglietti non era necessaria, e ciò fece sì che alcuni paesi, desiderosi di ritornare all'oro, evitando gli inconvenienti dettati dalla situazione contingente, preferissero scegliere la via più lunga, attuando la riforma per gradi attraverso il cosiddetto Gold Exchange Standard. Tanto più che non andavano sottovalutati alcuni aspetti, come il calo della produzione aurifera e l'inattesa rivalutazione dell'argento, che fece in qualche modo riconsiderare il sistema bimetallico e l'opportunità di tenere in vita l'Unione Monetaria Latina. Questi temi furono oggetto di discussione alla conferenza finanziaria di Bruxelles 1920, che però, secondo Luzzatti, venne impostata male e giunse a esiti insoddisfacenti. All'incontro, che avrebbe dovuto portare alla costituzione di un comitato permanente idoneo a sorvegliare, a correggere, a regolare nei limiti del possibile le grandi correnti monetarie del mondo, doveva essere dato un carattere prevalentemente monetario, tecnico, mentre si tradusse, come scrisse all'amico Eugène B., in una variopinta conferenza finanziaria. Nella Babele di Bruxelles avvenne ciò che Luzzatti temeva, ossia vi presero parte i vinti, i vincitori, i neutri, mentre gli Stati Uniti d'America, cui tutti guardavano sperando nella rinuncia ai crediti di Stato e nella partecipazione a operazioni finanziarie comuni, aderirono ufficiosamente. Le deliberazioni furono sintetiche, espressione più di buone intenzioni che di concreti provvedimenti, se si eccettua il disegno, rudimentale ancora, di una banca internazionale
e soprattutto la raccomandazione alla Società delle Nazioni per la creazione di una Camera internazionale di compensazione per i cambi che si sperava potesse essere disciplinata nell'Assemblea di Ginevra nel mese di novembre. Tale speranza era alimentata dal fatto che nel 1920 la collaborazione tra banche centrali risultava più esplicita di quanto fosse stato prima del 1914, per tre principali ragioni. In molti paesi il prestigio della banca centrale era stato rafforzato dal contributo allo sforzo bellico, mentre allo stesso tempo la prospettiva di un ritorno alla convertibilità aveva restituito alla banca di emissione l'originale funzione tecnica. Il sostegno degli istituti in forma di prestiti in valuta era stato un segnale forte, atteso dai mercati, preludio della volontà di un ritorno alla stabilità monetaria. Infine, la cooperazione era stata predicata sia dalla Banca d'Inghilterra che dalla Fed, la quale tuttavia, secondo Keynes, pur fingendo di puntare a un sistema basato sull'oro, aveva di fatto instaurato un regime che poggiava sul dollaro. Non va inoltre dimenticato che dalla metà del 1920 la politica restrittiva degli USA ridusse sensibilmente l'offerta di moneta e fece scendere il livello generale dei prezzi, i quali diminuirono più rapidamente che altrove, con il risultato che le esportazioni statunitensi continuarono a crescere e con esse i crediti nei confronti del resto del mondo e la disponibilità di riserve auree. In termini più generali, il problema del ritorno alla parità costituiva uno degli aspetti di quello più vasto, più complesso, dei rapporti economici tra il vecchio continente impoverito e gli Stati Uniti detentori di buona parte delle riserve auree mondiali. Tale condizione di squilibrio, unita ai rischi derivanti da un sistema di cambi fluttuanti, pose in evidenza il problema della gestione del debito pubblico e delle sue forme di copertura nelle fluttuazioni economiche e portò a rivalutare il progetto luzzattiano di un istituto internazionale dei cambi, come documenta un intervento del 1921 al Williams College di Tommaso Tittoni, per il quale l'istituto, che avrebbe operato in sintonia con le banche centrali, le tesorerie e la commissione per le riparazioni, rappresentava, cito, la sola via per uscire fuori dalle difficoltà della situazione e per fronteggiare le cavale degli speculatori. Nel 1922, mentre fervevano i preparativi per la conferenza di Genova, uscì la pace monetaria, nella quale le proposte dei Luzzatti, attualizzate nella forma ma immutate nella sostanza, vennero affidate a Giuseppe Bianchini, direttore generale dell'ABI e rappresentante del nostro governo alle riunioni della sottocommissione monetaria, la cui relazione finale riprende alcuni punti fondamentali del pensiero dello statista veneziano. Ci si riferisce ad esempio all'idea che la restaurazione economica non potesse essere disgiunta dal raggiungimento da parte di ogni paese della stabilità monetaria, perseguibile anche attraverso la pratica di una continua cooperazione fra le banche centrali, non circoscritta a quelle europee e nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti. Come pure al convincimento che il passaggio a una unica base comune dovesse essere preceduto da un'incisiva azione di risanamento degli istituti di emissione che per Luzzatti doveva avvenire proporzionando con somma prudenza i depositi a brevi scadenze con le immobilizzazioni a lungo termine. È da notare che la sottocommissione monetaria rilevò che il ritorno all'oro doveva avvenire non solo dalla proposta di collaborazione delle banche centrali, ma da una convenzione internazionale finalizzata a centralizzare e ordinare la domanda di oro per contenerne le fluttuazioni. Dal proposito, la Convenzione avrebbe dovuto comprendere alcune disposizioni per economizzare l'impiego del prezioso metallo mediante l'uso di riserve in forma di fondi all'estero da realizzarsi anche attraverso l'istituzione, e qui torna il discorso, di una stanza di compensazione internazionale. Secondo Luzzatti, la conferenza di Genova si tradusse, almeno sul piano monetario, in un fallimento, nonostante si fosse deliberato all'unanimità di convocare a Londra i rappresentanti delle banche di emissione europee, estendendo l'invito anche alla Fed, per assumere provvedimenti idonei a temperare i cambi.
Come in altre circostanze, l'oblio dell'azione fu più pronto dell'ardore delle deliberazioni. Tant'è che nel messaggio sul cambio del 23 Luzzatti così si esprimeva: se le potenze monetarie dell'Europa, particolarmente l'Inghilterra e la Francia, avessero accolta fin dal 1916 la conferenza per la pace monetaria, non soltanto gli stati poveri, ma anche quelli ricchi, avrebbero risparmiato in questi ultimi anni dei miliardi perduti, smarriti, fra inutili usure dei cambi. Ed Elio e Luzzatti rimasero per il momento prive di effetti concreti, poiché, come rilevò Alberto De Stefani, mancavano gli strumenti della pace monetaria e le condizioni che ne facilitassero l'istituzione. Il seme da lui gettato avrebbe comunque dato nel tempo i suoi frutti, rappresentati, è stato ricordato ieri, dai due grandi organismi di cooperazione monetaria e bancaria previsti dagli accordi di Bretton Woods, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Espressione compiuta di ciò che lo statista veneziano aveva inutilmente predicato per un quarto di secolo, riscuotendo, come scrisse nel 23, molti elogi inutili e superflui senza un principio di azione efficace. Grazie. Una relazione molto tecnica, devo dire, insomma, io ho seguito fino a un certo punto, insomma, le elaborazioni tue e quelle di Pecorari. Io mi limito a questa considerazione dell'uomo, come si dice, della strada, no? Che quando si è in presenza di un cataclisma come quello di una guerra, in cui ci sono delle potenze che risultano invincibili come gli Stati Uniti d'America, i quali sono in grado di alimentare, anzi si vedono costrette ad alimentare con diremmo merci, con prestiti, con materiali, pensiamo ai vomeri, insomma mi viene in mente che sono stati importati dall'America i polivomeri con i trattori. Pensate cosa sono costate questo per l'Italia. In sostanza si è in presenza di una bilancia commerciale, va bene, svisceratamente favorevole agli americani e contraria agli europei. Pensate voi se è possibile, va bene, aggiustare la situazione in pochi tempi. Io qui mi dissocio anche dalle idee di Luzzatti, insomma, per me non era possibile. E difatti, insomma, abbiamo impiegato degli anni, ma il gold standard è sparito. Noi siamo in presenza di un exchange gold standard che è succeduto, e quindi con un altro colpo che è dato dalla seconda guerra mondiale, in sostanza sparisce ogni ancoraggio a loro, insomma è al trionfo della carta moneta. Insomma, quello che voglio dire è che Quando si produce quando si tollera o avviene un cataclisma bellico di quelle proporzioni, è difficile riassestare la situazione che esisteva precedentemente. Insomma, a un certo punto io ricordo anche le parole che ho letto di recente, il volume che ho letto di recente, Sono un liberale, di Keynes, insomma, in cui anche lui evidentemente non capisce fino in fondo, diremmo, la gravità di questa situazione. Ha il desiderio di ritornare, ma si capisce dalle sue parole che non si ritornerà più, insomma, ecco, questo senso, vabbè, un po' da orecchiante faccio queste constatazioni, no? Ma adesso vorrei, va bene, dare la parola al collega Ballini, che tutti noi conosciamo e che è alle origini, diremmo storicamente parlando, di queste nostre è vero, giornate che sono giunte oramai, non so quale sia adesso, la ventesima,
è giornata, ma siamo lì, insomma, cioè oramai queste giornate fanno storia e lo faranno, spero e penso, a lungo, anche al di là della nostra presenza, della nostra pur sempre breve vita. E la parola grazie, a te, caro Ballini. Grazie Presidente. Nel 19, come è noto, alcuni fondamentali elementi, riferimenti della nostra politica estera dalla seconda metà dell'Ottocento non esistevano più o avevano profondamente modificato la loro fisionomia. E poi la collocazione internazionale dell'Italia era uscita dal conflitto profondamente mutata rispetto a 4 anni prima. L'esame delle posizioni di Luzzatti contribuisce, mi pare, a far comprendere mentalità, valutazioni, indirizzi, divisioni della vecchia classe dirigente liberale di fronte ai nuovi equilibri mondiali e ai problemi di un difficile e problematico riassetto europeo. Questo lo si capisce subito nelle settimane successive al 4 novembre 1918, quando i vari componenti del fronte interventista credettero più vicina alla meta, e cioè il conseguimento della quale aveva ispirato la politica estera italiana post-risorgimentale, cioè la fuoriuscita da quella sorta di limbo oltre il quale stava il ristretto club delle grandi potenze. Fu allora, da novembre 18, che cominciarono a manifestarsi temi di dissenso con gli alleati. E da quel momento entrò in crisi una tendenza di fondo della nostra politica estera, non sempre espressa in un sistema di alleanze, ma in un sistema di alleanze e di amicizie all'inizio dell'Ottocento, cioè francofilia e anglofilia. Il professor Riccardi lo ricordava ieri, la Gran Bretagna è un modello per il mondo liberale italiano, è un modello per Cavour, e con Sandro Franchini ricordavamo ieri questo profondo sentimento che lega Luzzatti a Cavour. La commemorazione che ne fa nel 1910, l'anno in cui assume la presidenza del Consiglio, è davvero esemplare. Ed è nota anche la francofilia luzzattiana. Non è soltanto l'ammirazione della cultura francese, la valutazione positiva della grande rivoluzione, non è soltanto la sua esperienza di negoziatore nelle trattative commerciali, non è soltanto la memoria di quell'accordo raggiunto con la Francia nel 1898 che consentì poi gli accordi Brunetti-Varenne e insomma che rese possibile quella politica della conversione che poi ebbe successo nel 1906. Luzzatti mantenne queste posizioni, ma con un dato particolare, mi pare, che lo distingue nel panorama degli uomini politici italiani. Luzzatti è particolarmente attento all'intreccio fra politica, economia, cultura, relazioni internazionali, politica interna, economia, cultura e relazioni internazionali. E nel dopoguerra la sua lettura è davvero caratteristica, perché è frutto di queste attenzioni multiple alle vicende militari. Luzzatti, come è noto, sostiene le rivendicazioni italiane e sostiene pure le tesi favorevoli alla formazione di uno Stato goslavo. Traduco i passi che leggo malamente, me ne scuso, ma a una condizione, scriveva, che cessino, soprattutto creati gli sloveni, di odiare gli italiani, di dare l'assalto alle loro case a Spalato e altrove, di fare un'infame campagna di stampa per negare all'Italia anche la legittimità dell'occupazione di Trieste. Nessuno, grazie, più di me, desidera la loro felicità conquistata con l'indipendenza. Ma noi non possiamo sottomettere l'intera nostra civiltà ai popoli balcanici. Alla Camera, nel 19, come è noto, Luzzatti pronunciava un discorso per Fiume Italiano. È questo sentimento patriottico che lo avvicina in queste giornate, meglio
dal 1918 al D'Annunzio, che gli scrive come combattente tuttora in armi e come mutilato di guerra. È la lettera che è esposta nella piccola mostra. D'Annunzio apprezza, come si legge nella lettera, l'atto coraggioso e dignitoso dei nostri capi che aveva lasciato la conferenza di Parigi, ma dice che questo gesto non avrebbe avuto alcun significato, alcun risultato, se si fosse ridotto a una semplice interruzione seguita da una ripresa degli intricatissimi negoziati che da 6 mesi non dimostravano se non la sterilità dell'ingiustizia. È un tema che Luzzatti riprende in molte analisi e in numerosi articoli del Corriere della Sera. A parere di D'Annunzio, ma anche di Luzzatti, non era sufficiente la fiducia al governo. E Luzzatti illustrò la mozione di cui era primo firmatario, appunto nell'aprile dell'11, che si concluse con una votazione quasi plebiscitaria a favore del governo Orlando. Perché era necessario, queste sono parole di D'Annunzio, che segnasse i termini dell'annessione, accogliendo non soltanto il plebiscito di Fiume, ma quello di Spalato. Non mai la saggezza fu una cosa sola con l'arditezza, come in quest'ora, arditezza e saggezza. Certo è che l'abbandono di Orlando e Sonnino il 24 aprile della conferenza della pace ebbe risvolti molto negativi per quanto riguardava la difesa degli interessi italiani, per quanto riguardò pure i risarcimenti da parte della Germania e i mandati sulle ex colonie tedesche in Africa, ma non solo da questo punto di vista. Il loro ritorno nella sala riunioni il 9 maggio costituì quindi la prova che la classe dirigente italiana si trovava a dover subire come realtà di fatto quella dilatazione dei rapporti internazionali che i suoi esponenti non sapevano comprendere come fatto politico. Ma non bisogna dimenticare un altro aspetto che motivò quel ritorno. Il ritorno dipese, come sappiamo, anche dall'urgenza di ottenere i crediti americani indispensabili per evitare la catastrofe dell'economia e della finanza italiana. Certo, anche la Francia e l'Inghilterra erano indebitate, notevolmente più di noi verso gli Stati Uniti. Ma il nostro peso era più rilevante, soprattutto se si tiene conto del quadro dell'economia italiana e della quantità davvero notevolmente inferiore delle risorse di cui l'Italia poteva disporre rispetto a questi paesi. Luzzatti inizia dal novembre del 1918 una corrispondenza intensa con Clemenceau e scriveva che Clemenceau avesse una visione realistica dell'opinione pubblica italiana e delle tendenze della Camera. Cioè, tutti i senatori e la quasi totalità dei deputati reclamano Fiume e il rispetto del patto di Londra. Questa era una tesi che riaffermava ripetutamente, criticando il manifesto di Wilson. Caso Nuovo, notava, non ha riscontro nelle trattative diplomatiche, ferì ogni cuore italiano, e le posizioni degli alleati. Valutazione negativa per il potenziario predominante a Parigi, che ci lega quasi tutto nell'Adriatico e gli altri due alleati, pur affermando di volersi tenere fedele al patto di Londra, in realtà parlano e operano contro di noi. Comunque, non ci consentono Fiume. Wilson era stato giudicato in un articolo da Luzzatti pochi mesi prima il santo laico, è adesso considerato come un dittatore di cui ci si augura rapidamente la scomparsa, un mutamento profondo. Il primo giudizio del santo laico era valso una bella lettera di ringraziamento a mano del presidente Wilson a Luzzatti che si trova in archivio. Non conviene dissimularsi la dolente nostra situazione, sosteneva Luzzatti, il Trentino fino a Brennero, l'Istria intera, Trieste non sono sufficienti al nostro patriottismo, non solo, ai nostri legittimi interessi, per quanto si temperino con la prudenza di Stato. E poi, non dimenticate voi francesi, gli italiani della Dalmazia sono per noi la stessa cosa che per voi rappresentano l'Alsazia e la Lorraine, e noi non possiamo abbandonare quelli che Luzzatti chiama i migliori italiani. E
lancia una proposta. Trento e Fiume, Fiume e Trieste, soprattutto Fiume e Trieste, due città, sostiene Luzzatti dall'inizio del 19, che si sarebbero unite con un accordo e si sarebbero divise le zone di competenza, che avrebbero costituito il grande ventilabro dei traffici aperti a tutta l'Europa. In riferimento alla discussione di ieri, l'attenzione di Luzzatti al Mar Adriatico e al Mediterraneo non è un'attenzione soltanto culturale, soltanto storica, è una visione economica dell'Adriatico, è una visione strategica dell'Adriatico, è una visione strategica ed economica che a suo avviso deve motivare la nostra politica estera. E c'è questo intreccio che, se non considerato, non ci consente di capire le posizioni luzzattiane che tengono insieme queste attenzioni e le tengono insieme nel lungo periodo, non propone soltanto soluzioni a breve. Le notazioni di Luzzatti riguardano problemi di strategia, non di soluzioni tattiche dei problemi. E poi sostiene Luzzatti con Clemenceau, che cosa vuole guadagnare l'Italia con queste rivendicazioni? Semplicemente raggiungere nel concerto delle nazioni alleate l'eguaglianza nella vittoria. Questo è il punto luzzattiano. Nessuna particolare rivendicazione, ma l'eguaglianza nella vittoria. Fiume, tutto intero il patto di Londra e la protezione assicurata delle antiche città italiane disseminate nell'Adriatico, particolarmente Spalato e Traù, ci sono indispensabili. La nostra nazione, altrimenti, è capace di liberarsi a delle ubriacature patriottiche che possono salvare, ma in certi momenti anche distruggere uno Stato. È una visione lucida di un nazionalismo esasperato, di sentimenti non di una classe dirigente, ma di un intero paese, che possono provocare la fine del regime liberale e delle libertà nel nostro paese. Come è avvenuto poi. Come è avvenuto poi. E dice ancora, noi non dobbiamo dare, concedere ai nostri nemici o a un dittatore, Wilson, che sta per sparire, la facoltà di dividere le nostre tre grandi civiltà in Europa. La nostra, scrive Clemenceau ancora, la vostra e l'inglese. E verso Clemenceau prende una iniziativa che con Luca Riccardi abbiamo visto quanto significativa, perché Clemenceau rivolga un invito alla delegazione italiana a ritornare a Parigi avendo l'assicurazione che le esigenze e le richieste dell'Italia saranno seriamente valutate e saggiamente soddisfatte. E nei suoi scritti, nel giornale, ritorna questa sua anima profondamente veneziana, dove la memoria nutre gli affetti, i sentimenti della politica, le linee di politica estera. E Luzzatti ripete il grido nazionale, lo propone agli altri, resistere a ogni costo. Questo è il grido echeggiato unanime nella Camera dopo Cavoretto, ricordo. Ma non dimentichiamo, questo grido è l'eredità della mia ammirabile Venezia del 1848-1849. Lega, insomma, la resistenza di Venezia del 48-49 alla resistenza agli alleati e alle imposizioni, naturalmente, particolarmente di Wilson. E difende pure il ruolo dell'Italia in Asia e in Africa. E chiede a Clemenceau di difenderle, queste richieste, come noi, convinti, felici, facciamo e abbiamo fatto per la Francia in tanti momenti, anche nelle settimane passate. E poi prendeva atto non soltanto di queste posizioni negative francesi, ma anche della fine di un'intesa di fondo che aveva ispirato la politica delle alleanze e poi la triplice e la quadruplice intesa. E cioè cosa? La fine dell'intesa del 96, la smentita dell'accordo commerciale del 1898, e temeva che l'alleanza militare potesse finire nei reciproci sospetti. E l'accusa alla Francia era molto precisa. Gli incidenti di Fiume, scrive, non avrebbero dovuto scoppiare. Ma perché l'armata francese deve restare a Fiume e non ha imitato gli inglesi che si sono ritirati?
è il riferimento al fatto che una parte dell'armata d'Oriente francese era rimasta a Fiume mentre gli inglesi. Ricorda, ma senza successo, la latinité, si appella al blocco latino, ma questi suoi riferimenti, questi appelli al cuore, alla cultura, alle intese, alla storia dei rapporti fra i due paesi non producono effetti. Ho sognato, annota alla fine del 19, il blocco latino, Francia e Italia in più, in un accordo completo con l'Inghilterra, che marciano insieme come i pionieri della civilizzazione. Al contrario, la Francia con l'Inghilterra si batte a favore degli jugoslavi e dei greci, che anche noi vogliamo aiutare, ma ai quali noi non possiamo sottometterci, noi classe dirigente, contro l'Italia che non vuole questo. Luzzatti è certo un idealista, animato da una forte passione patriottica, ma anche un uomo politico, ha una visione realistica dello svolgimento degli avvenimenti, anglofilo, francofilo, ma non succube, denuncia ripetutamente che i sacrifici dell'Italia enormi non erano stati né ricompensati, anzi disconosciuti. E scrive ad D'Annunzio che pur avendo le stesse opinioni e pur giungendo nelle analisi dei fatti alle stesse conclusioni, il popolo ha una missione da compiere. Deve avere la pazienza di attendere. Fiume e la Dalmazia apparterranno all'Italia prima di raparlo questo. Se l'Italia sussisterà, se questa pazienza ci fosse mancata nel 1859, dopo il 66, dopo il 70, non si avrebbe aggregato alla patria né Venezia, né Roma, né Trieste. Ciò che ora è accaduto è enorme, ma non possiamo tagliarci fuori dal mondo civile, dalle relazioni internazionali. E i nostri amici, ironicamente riferito agli inglesi e francesi, così ragionano: se l'Italia che è nella conferenza non ne osserva le deliberazioni, come si possono imporre al rispetto dei popoli balcanici e di quelli degli altri che continuano a combattersi? Di fronte al rapallo la sua rassegnazione fu completa, ma con una motivazione, era la motivazione la preoccupazione di salvarsi da una Caporetto civile. Luzzatti teme, analizzando le conseguenze economiche e sociali della guerra in Italia, che si possa arrivare a una Caporetto finanziaria e a una Caporetto civile. Parla con un linguaggio preveggente nel 1919 di la fine di una pace sociale, di una Caporetto sociale del paese. La patria nostra, per salvarsi da parecchi fallimenti che la minacciano, il finanziario, l'economico, il sociale soprattutto, ha urgente bisogno di lavorare in piedi, questo di fronte al rapallo. Ciò che si ottiene non è quanto si desiderava, ma risolse una parte essenziale del terribile problema che tanto ci ha affannato e ci affanna. La salvezza dell'Italia consiste in questo momento la rassegnazione. E la politica della rassegnazione è la linea che lui seguirà nei mesi e negli anni successivi, pur non mancando di rivendicare mai i diritti dell'Italia. E si rivolge anche ai dalmati, assicurando che il Paese, il Parlamento e il Governo continueranno a vigilare su di loro, che avranno tutti l'onore e tutta la protezione, ma scrive, quasi in una lettera privata: lasciateci in questo istante respirare, questo è un momento difficile, anzi, lo dico apertamente, un momento tragico per la nostra patria che è libera e grande. Se essa cadesse, cadreste anche voi e voi rimarreste senza alcuna tutela al mondo. Continuò a sostenere Fiume, continuò a sostenere soprattutto che Fiume non poteva essere separata da Trieste, perché la sua convinzione era che la separazione sarebbe stata gravissima, non solo dal punto di vista militare, ma dal punto di vista economico. Luzzatti pensava a Fiume congiunta con Trieste, con Venezia, con Ancona, con Bari, è lui che scrive. A ciascuna di queste città, di questi porti, va assegnato un posto particolare, non zone di concorrenza perché si rubino le merci, ma zone di competenza perché ognuno abbia ciò che giustamente gli spetta.
e questa divisione di compiti, di funzioni, avrà un ruolo positivo non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. E poi una proposta nuova, per quanto conosco, proponeva che il porto di Fiume fosse governato, come il Reno e il Danubio, da una commissione mista della quale avrebbero dovuto far parte tutti gli interessati. Che cosa ipotizzava? In realtà un'amministrazione a presidenza italiana, ma con un consiglio che comprendesse jugoslavi, ungheresi, cecoslovacchi e, come scriveva, tedesco-austriaci, insomma tutti quelli che si sarebbero giovati di quel magnifico emporio, così definiva la città. Certo, Luzzatti non si occupò soltanto di vicende adriatiche. Luzzatti venne eletto presidente della commissione della Camera che doveva esaminare i trattati di Versailles e di Saint-Germain. E in questi verbali che ho potuto vedere, da alcune valutazioni che vi propongo in maniera molto sommaria. Primo, giudizio molto positivo della Società delle Nazioni, ma opinione con una limitazione, è semplicemente un esordio di buoni propositi. E poi una critica. Non si può escludere la Germania, bisogna agevolarvi l'accesso degli altri Stati. E un auspicio che la Società delle Nazioni esaminasse sollecitamente le nuove barriere di dazi che perfino gli alleati e neutri, scriveva, stanno erigendo gli uni contro gli altri, l'opposto della visione luzzattiana. Un'altra cosa invece approvava della Società delle Nazioni, che la società fosse uscita con un'iniziativa, quella della prima disciplina internazionale al favore del lavoro, e sosteneva ancora a riguardo della società che la Germania doveva essere inclusa nell'Unione Internazionale del Lavoro, come volevano non solo i vincitori, ma perfino i neutri. Rilievi critici rispetto ai trattati, Luzzatti li espresse soprattutto nei confronti dei benefici doganali ottenuti dalla Francia. Il primo, l'entrata libera per un certo periodo in Germania delle merci dell'Alsazia-Lorena. Il secondo, l'entrata libera delle merci degli stati alleati e associati. E velatamente una critica verso Sondino affidata a una lettera privata. Perché nell'accordo con l'Austria non si chiese e non si ottenne per i prodotti delle terre redente, Trentino, Trieste, Istria, eccetera, gli stessi benefici concessi dalla conferenza dalla Germania per l'Alsazia e la Lorena? Riservava le critiche soprattutto alla fornitura di carbone, soprattutto alla garanzia di 20 milioni di tonnellate di carbone che erano garantite alla Francia. Luzzatti si preoccupava in particolare dell'industria italiana e del suo futuro e chiedeva che l'Italia potesse disporre di miniere di facile accesso, ricche di carbone, di manganese, di oli minerali. Pensava a un'area che suggeriva per le trattative a Sondino e a Salandra, l'area estesa da Eraclea alla Transcaucasia. La visione luzzattiana guardava al mondo, non guardava all'Europa. C'è una lettera significativa, quando lui ancora presiede la Commissione, Orlando ha lasciato da poco il governo, la lettera all'ex Presidente del Consiglio dell'agosto del 1919. Su due punti dimenticai di insistere con te, ma non ci offersero la Georgia con il Caucaso. E perché li rifiutammo? Noi votammo pure per dare Costantinopoli e l'Armenia agli Stati Uniti. A chi spetterebbero gli Stati se gli Stati Uniti rifiutassero la presenza in questi paesi? È significativa quindi di una visione, un assetto complessivo che alcuni storici hanno voluto invece limitare per quanto riguarda Luzzatti alla questione adriatica. E chiedeva al governo che si assicurasse per l'Italia zone di influenza economica, naturalmente senza occupazione militare, ma con accordi vigilati. E anche questo è un altro tratto che lo distingue da proposte della diplomazia e da iniziative di governi stranieri. Il difetto principale, dice, delle discussioni di Parigi non sono soltanto alcune soluzioni finora definite,
ma il non aver saputo determinare intese idonee a far sopravvivere alla guerra, quello che ricordavi prima, gli effetti delle importanti alleanze che noi abbiamo stabilito nel conflitto. E ora sarà difficile, dopo Villa d'Este fallita nella sostanza, continuare questa collaborazione sul piano economico e su quello finanziario. E tornava a prospettare buoni di pagamento emessi dalla Germania e consegnati agli alleati perché potessero funzionare, per quanto possibile, come moneta internazionale riparatrice della funesta altezza dei cambi. Per quanto riguarda specificatamente il Trattato di Versailles, le tesi di Luzzatti si differenziavano da quelle degli alleati, anche per quanto riguardava il prospettato processo al Kaiser. Certo, condivideva la responsabilità del Kaiser dello scoppio del conflitto, ma sosteneva che non si poteva offendere il principio che ogni reato doveva essere specificatamente e previamente definito. Le sue osservazioni, lo dice, non erano motivate dal desiderio di salvare l'imperatore, ma di salvare gli eterni ideali e le infallibili garanzie del diritto pubblico e privato. E poi, ancora, gli accusatori non possono nominare i giudici. E aggiungeva, in concreto, come si richiederebbe all'Olanda l'estradizione per reati politici che non sono previsti dai vigenti trattati? E prospettava un tribunale internazionale. Per il futuro proponeva che potesse essere previsto nel patto della Lega delle Nazioni un diritto di offesa alla moralità internazionale e dei trattati, che potesse cioè essere prevista una procedura con organi adatti a giudicare e ad applicare la norma senza dissimularci le gravi difficoltà di un siffatto provvedimento, i problemi politici, morali, diplomatici che poi si sono riscontrati nei decenni successivi quando si è affrontato quel problema. Nella commissione comunque Luzzatti, 24 deputati, esercitò un ruolo perché 20 votassero a favore, relazione di minoranza Modigliani socialista, relazione di minoranza Longinotti, che poi sarebbe stato un popolare sturziano. Perché la ratifica, pur con queste critiche, pur con queste denunce di interessi non soddisfatti, di un patriottismo tradito dalla delegazione e dagli alleati, perché l'alternativa era semplicemente un'ipotesi suicida. Respingendo il trattato, sostenne Luzzatti in modo convinto, l'Italia si sarebbe isolata, avrebbe rotto i rapporti non soltanto con le potenze alleate e associate, ma anche con i nemici di ieri, ai quali i nostri amici di oggi avrebbero impedito utili contatti con noi. E poi, dal punto di vista economico, avremmo perso ogni diritto alle riparazioni. La Società delle Nazioni avrebbe sorvegliato l'Italia come uno stato fuori da questa illustre compagnia. Criticò anche la ratifica di questi due trattati, perché, come si sa, tutti e due furono approvati, ratificati con un atto del potere esecutivo. Luzzatti continuò a criticare le riunioni della conferenza dei tecnici. Non sa concludere, trascina di giorno in giorno le dilazioni pericolose, suscita sospetti con apparenze di severità, non riesce a pacificare, ad acquietare neppure quella parte del mondo che domanda la tranquillità degli animi per lavorare, per sistemare i bilanci degli Stati e l'economia delle nazioni. E non capite cosa sta succedendo? Ne profittano gli elementi rivoluzionari, i quali proclamano ad alta voce l'incapacità dei vincitori e ne desiderano e ne preparano l'esautoramento. E in un'altra annotazione dimostra una grande consapevolezza dei termini nuovi del rapporto fra opinione pubblica, governi e politica estera. Ricordatevi, i popoli vincitori si sentono vinti anch'essi dall'assenza della pace e della pacificazione, che tardano troppo a sentirsi. Stiano in guardia i governanti dei destini dell'Europa e anche degli altri continenti. Ricordatevi, nel 14 e nel 1815 a Vienna negoziavano i principi,
i diplomatici. I popoli tacevano. Oggi i popoli liberi comandano e cominciano a dubitare dei loro rappresentanti e condottieri. Il ruolo della politica estera poi lo illustra in una serie di saggi. Attenzione alle vicende mondiali, attenzione ad alcune vicende europee. Luzzatti avrebbe voluto l'unione per pacificare due popoli, due paesi di Romania e Ungheria. Uno Stato solo, con debiti e garanzie. Orlando era d'accordo, ma non riesce poi a sostenere con forza questa tesi. E gli scrive: ho condiviso la possibilità di un accordo fra ungheresi e rumeni, ma l'inasprimento dei sentimenti nazionalistici, specie da parte dei rumeni, non ha consentito l'attuazione di quel progetto. Perché Luzzatti pensava a uno Stato così singolare dell'Europa del dopoguerra? Per una ragione molto semplice. Sarebbe stato, scrive riuscendo, un argine contro il germanesimo e lo slavismo bolscevico. In questa definizione risulta molto chiara, mi pare, la mentalità luzzattiana e la sua visione dell'Europa. Attenzione anche alla Polonia, la cui indipendenza e ricostituzione certo la condivide, ma di cui non apprezza la politica. Come non si avvedono i governanti che Russia e Germania vigilano per ingrandire le discordie degli alleati cagionate dall'Alta Slesia? Come non hanno imparato da secoli di duro selvaggio i polacchi che la loro fatale posizione geografica, che li ha collocati fra tre stati imperialisti e predoni, impone per la loro salvezza una grande prudenza e un saldo accordo con Francia, Inghilterra e Italia? E su questa linea continua a occuparsi anche nel periodo successivo, quando ritorna con una responsabilità limitata di governo durante la primavera, fra il marzo 14 e il 22 maggio del 1920, in seguito a un ripasto che Nitti fa nel suo ministero. Questo è un momento interessante perché Luzzatti non viene designato dal re come presidente del Consiglio. È un dato singolare, ma lo voglio ripetere perché è trascurato dagli storici. È la prima volta che il re in Italia non tiene conto delle indicazioni dei presidenti della Camera e del Senato, i quali, insieme a Orlando, a Salandra, a Boselli, lo avevano designato come presidente del Consiglio. Prevalse invece, come è noto, la tesi di Giolitti e di Vissolati, che avevano indicato il nome di Nitti, che naturalmente, sapete, guidò prima un governo e poi un secondo brevissimo. La responsabilità nuova militare di Luzzatti gli dette modo, dal ministro del tesoro, succedendo a Schanzer, di occuparsi anche dei temi della politica estera. Ma certo il momento di questa brevissima ma importante esperienza ministeriale fu un tempo, una stagione particolarmente infelice. Per la questione di Fiume, ancora aperta drammaticamente, per la mancanza di una stabile maggioranza parlamentare, soprattutto per le agitazioni sociali che erano rinfocolate dalle pesanti difficoltà economiche. E Luzzatti si trovò a presiedere, come vicepresidente del Consiglio, alcuni importanti consigli, riunioni del Consiglio dei Ministri, perché Nitti era impegnato nella conferenza di Rapallo nell'aprile del 1912. E fu quel Consiglio dei Ministri che dovette prendere i primi importanti provvedimenti contro le ferrovie e contro i posti telegrafonici in sciopero, e affrontare i primi scioperi che erano sostenuti anche dall'azione dell'Ordine Nuovo e di Gramsci a Torino, con la prima occupazione delle fabbriche e con la proclamazione dello sciopero generale nell'intera regione del Piemonte. Ma Luzzatti, ravvicinato a Nitti, contribuì a dare al Ministero un ampio respiro internazionale. A Nitti lo avevano avvicinato molte ragioni in questo periodo, ma soprattutto una notazione. Nitti, il discorso alla Camera 22 marzo: non esiste più un problema nazionale, ma solo un problema europeo. I problemi nazionali italiani stanno nel quadro dei problemi europei, temi che ritorneranno con De Gasperi, ovviamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E dopo la scelta isolazionista degli Stati Uniti, l'Europa, secondo Nitti
e in parte anche secondo Luzzatti, doveva trovare un equilibrio con una condizione, su espressioni sue, per rimettere in valore la Germania e la Russia. E opposizione quindi, contrarietà a partecipare a spedizioni militari nella Ruhr, chieste dalla Francia, fino alla fine del 21, insistentemente nel 1922. Salto la parte che riguarda il Ministero degli Esteri, ma un riferimento lo faccio soltanto per ricordare quanto furono difficili i rapporti con gli inglesi. Nonostante i ripetuti interventi di Nitti su Lloyd George e naturalmente di Luzzatti sull'ambasciatore inglese, il promesso prestito agevolato dei 25 miliardi di sterline non venne concesso. Cosa lo legava a Lloyd George, di cui si conserva qualche lettera nell'archivio? Un rapporto che aveva stabilito un'intesa particolare fra Nitti e Lloyd George, cioè la comune tendenza a legare strettamente i temi della politica estera, della politica interna e dell'economia. E questo era un sentimento che consentì di attutire alcune denunce. Le denunce continuarono a essere però ripetute, mi scuso, vado di fretta, soprattutto perché Luzzatti non accettava che all'Italia venissero date responsabilità pecuniarie verso l'Ungheria. E cosa voleva dire questo? Che all'Italia veniva addossato il debito, perlomeno una parte del debito del nostro nemico. L'Italia condannata a pagare una parte del debito ungherese pre e post bellico. E non era quindi soddisfatto neppure della conclusione della conferenza di Spa che si svolse tra il 5 e il 16 luglio del 1920 per definire le modalità per l'applicazione dei trattati di pace, in particolare la questione delle riparazioni tedesche. Senza successo rimasero anche i suoi appelli al Belgio, alla Francia e alla Gran Bretagna, perché la conferenza e le commissioni seguite alla conferenza nominassero un delegato italiano come commissario per le ferrovie meridionali austriache. Anche in questo caso gli inglesi sostennero non i diritti ma le esigenze francesi. Fra i francesi esistevano migliaia di portatori di azioni della Sudbahn. E Luzzatti, che seguiva in modo particolare queste vicende, rimase particolarmente colpito, dati i suoi sentimenti anglofili e francofili. Scriveva a Pertolini, un altro deputato con il quale aveva rapporti di lungo periodo: ti ricapitolo la situazione, battuti indecorosamente nella questione della Sudbahn con l'Austria per contentare la Francia e i suoi portatori di obbligazioni austriache. Battuti con gli accordi per il concorso nelle spese di liberazione del territorio austriaco, battuti con la nomina di liquidatore belga alla banca austro-ungarica e l'esclusione di un nostro rappresentante, battuti ora con le indebite preferenze a danno delle riparazioni dovute all'Italia, mutando i nostri benefici in diritti ritorti a nostro danno. Ti domando in qual modo noi potremo giustificare queste scelte di fronte al nostro del Parlamento. Mi avvio rapidamente alla fine, salto tutta la parte del dibattito che affronta con Salvagolaggi sul ripagamento delle riparazioni tedesche e su come questi pagamenti possono incidere sui cambi, perché la sua preoccupazione più grossa è quella che il professor Caffarelli ricordava prima, è la formidabile questione dei cambi e degli scambi. Per Luzzatti questo era come dire naturale, perché le dogane e il cambio erano stati e rimanevano i due grandi capitoli dell'economia nazionale. E quindi ripropone come soluzione del problema doganale interventi della Società delle Nazioni, una conferenza internazionale, ma che non dovesse occuparsi soltanto dei problemi economici. Luzzatti considerava che l'Italia avesse come una missione, non soltanto di civilizzazione in senso generico, ma che l'Italia potesse favorire un nuovo diritto delle genti, che tutelasse a livello mondiale la pace del lavoro.
riprende cioè i suoi discorsi del 1900-1904 e affronta, oltre al problema dei cambi, il problema doganale e i riferimenti a Keynes che salto completamente, per un bilancio che poi fa nel 1923 veramente molto negativo per l'Italia. La cessazione delle interruzioni di lavoro nei campi industriali della Germania, il fatto di dover mantenere disoccupati della Ruhr, la situazione della Francia e le triste conseguenze nei campi, insomma una situazione che a suo parere non ha se non una alternativa, quello di fare, di realizzare il progetto che veniva prima ricordato, proposto nel 1908 all'Institut de France, che mirava alla pace monetaria del mondo. Stato detto, lo ricorda, nel 1915, voleva allora che fosse ristretto alla quadruplice e poi pensa di ampliarlo, con un'espressione che dice tutto di Luzzatti: speriamo che la forza rimanga al diritto, cioè a noi che davvero la rappresentiamo. E a Parigi ripete la proposta con lettere per una commissione internazionale composta da rappresentanti delle tesorerie e delle banche di emissione. Insomma, la costante del suo pensiero è una semplice: la pace in Europa può essere assicurata soltanto da una pace monetaria confortata da una pace doganale e da una pace sociale. Vi ringrazio per l'ascolto. Riassumere questa variegata e ricchissima relazione, e difatti io non mi ci provo, lo leggerò molto approfonditamente con allora, quando ci usciranno gli atti, però voglio dire solo questo, insomma, che noi abbiamo avuto un grande, basta leggere, seguire l'epistolario che tu ci hai sviscerato, e tuttavia insomma abbiamo ottenuto poco, insomma, ecco. Ci siamo aggregati a questo carro anglo-francese che ci considerava diremmo la ruota, la classica quarta ruota del carro, gli uni perché erano convinti che senza, cioè gli inglesi, che senza la loro marina Garibaldi non avrebbe potuto conquistare il regno del sud, e gli altri perché ci hanno favoriti nelle guerre del risorgimento. Ma insomma, cioè viene fuori, seguendo anche l'epistolario di Luzzatto, che l'Italia in fondo è una nazione secondaria e le aspirazioni del buon Luzzatti sono quelle di farne una grande nazione. Capito? In realtà da questo punto di vista le sue aspirazioni sono andate deluse, insomma, nella sostanza. Comunque è un discorso molto, molto difficile. Vabbè, io penso, vorrei concludere, vuoi che apriamo il dibattito? Come crede io. Se ci sono delle domande da fare ai relatori, infatti, possiamo dedicare un quarto d'ora. Possiamo...